Ricatta potrebbe sembrare un nobile con tanto di doppio cognome. Invece di nobile c'è solo una missione, quella di salvare un animale in via d'estinzione. Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. Allora, muovi! Ciao ragazzi, mi chiamo Maria e ci troviamo al Bioparco di Roma e oggi vi parlerò dei lemuri catta. I lemuri catta sono, come tutte le specie di lemuri, delle proscimmie che vivono in Madagascar, dove vivono quasi 100 specie di lemuri diverse. I lemuri catta si riconoscono per questa buffa coda d'anelli che hanno. Questa coda ha varie funzioni, ma soprattutto quella di fare delle vere battaglie di puzze tra un maschio e un altro, che servono a stabilire chi è il maschio più forte, più dominante, che ha la possibilità di accoppiarsi con la femmina. E sono animali abbastanza curiosi, come molte specie di primati in generale. Non sono pericolosi, per cui sono abituati alla nostra presenza e, non avendo paura di noi, si avvicinano e curiosano. I lemuri catta sono anche molto famosi per la loro posizione yoga, in cui loro prendono il sole. In realtà questa posizione definiamo yoga, ma è semplicemente un modo per esporre il più possibile le parti del corpo al sole, in modo che si scaldino. Da Maria e dei lemuri catta del Bioparco, ciao Mocco Pallino.